Buon pomeriggio a tutti amici appassionati di sport, ben ritrovati su Mollerino Sport Channel. Io sono Alessandro e vi parlerò dei risultati della terza tappa del Giro di Slovenia. Scusate un po' per il casino, ma su in casa stanno passando l'aspirapolvere e qua fuori stanno tagliando il prato e c'è vicino l'oratorio, quindi non c'è modo per non avere casino di sottofondo. Vabbè. Comunque, tappa vinta da un grandissimo Diego Ulissi, il corridore di Cecina della UAE Team Emirates, che pare veramente in grandissima condizione qui in Slovenia dopo anche la vittoria due domeniche fa al Gran Premio di Lugano. Ulissi che attacca a 25 km dalla conclusione all'inizio di un GPM veramente tosto di 5 km ma con pendenze medie del 9,3%. Viene seguito solamente dal compagno di squadra, il giovanissimo ventenne Tadej Pogacar, dal 23enne russo Alexander Vlasov della Gazprom, vincitore del Giro Under 23 l'anno scorso, e dal colombiano Esteban Chaves della Mitchelton Scott. Dopo aver parlato con il compagno di squadra, Ulissi contrattacca anche a 21 km dalla conclusione, quasi al termine appunto del GPM. Viene seguito solamente da Vlasov, che poi contrattacca per prendere i punti appunto al GPM. I due vanno di comune accordo e dietro Pogacar stacca Chaves, che viene ripreso dal gruppo inseguitore comprendente Masnada, Vendrame, Polans, Visconti e Ben Hermans. In seguito anche Tadej Pogacar verrà ripreso da questi corridori. Corridori che saranno facilitati da una moto di ripresa slovena che veramente ha avuto un comportamento sbagliatissimo. Non si sa se l'ha fatto apposta per facilitare i beniamini Polans e Pogacar, io non posso insinuare nulla, però veramente era in pratica, grazie mille per l'urlo, era in pratica a 1-2 metri davanti al gruppo e praticamente ha tirato in discesa i corridori all'inseguimento. Veramente sbagliata come cosa. Comunque, nonostante questo, Ulissi e Vlasov sono riusciti a resistere, avevano un vantaggio di circa 40 secondi che pian piano è sceso intorno ai 15 secondi, con Ulissi che in meno 2 km in un tratto di pianura ha dimostrato la sua grandissima potenza staccando di forza Vlasov. Dunque Ulissi è andato a vincere la tappa su Vlasov a 12 secondi e a 17 secondi il gruppo inseguitore regolato da Visconti su Vendrame. Decimo a 2 minuti e 08 a guidare il gruppo molto folto, molto distante appunto dai corridori di testa, Luca Mezgek, l'ex leader della classifica generale, perché il nuovo leader diventa Diego Ulissi con circa 17 secondi se non sbaglio, o 19? Sì, 19 secondi su Alexander Vlasov e la terza posizione, scusatemi ma non sono riuscito a vederla. Comunque io direi che per questo video è tutto, vi invito a lasciare un commento, un mi piace, iscrivervi, condividere questo video con i vostri amici e seguirci anche sulla nostra pagina Instagram. Noi ci vediamo a un prossimo video.